Allora, grazie a tutti. Abbassiamo le stelle che con 5 stelle in giro è meglio. Ci regge Giovanni? Allora, grazie a tutti, vengo da una bella mattinata di concretezza con i giovani di Confindustria, dove non si è parlato di filosofia ma si è parlato di Genova, di Porto di Genova, del modello Genova. Quindi vi voglio dire grazie, perché da una tragedia siete riusciti a dare all'immagine un'idea di rilancio, di ripartenza, di efficienza, di resurrezione, quindi che il modello Genova sia da applicare a tutti i cantieri fermi. A proposito, Giovanni l'ha detto ai giornalisti e l'ho detto anche al presidente Draghi, non è possibile che genovesi e liguri insieme a milioni di italiani siano ostaggi di cantieri dopo cantieri che rendono la vita impossibile a chi vuole lavorare, a chi vuole venire in Liguria per turismo o per bellezza, avendo 4 miliardi di euro già finanziati fermi per la gronda di Genova per l'ostilità di qualcuno. Liberiamo Genova dal traffico, dal casino, dallo smog, dai tir, facciamo viaggiare le persone, la TAV, il terzo valico, il nuovo porto, quindi correre, lavorare, assumere, fatturare, crescere, in bocca al lupo. Qua c'è una delle riforme fondamentali per costruire l'Italia del futuro, qualcosa, e poi ti cedo il microfono, su cui il Parlamento ha chiacchierato per 30 anni senza arrivare a nulla, e parlavo con gli imprenditori, quando i tempi per la riscossione di un credito commerciale sono di 3 anni, il triplo rispetto agli altri paesi europei, quando un processo civile per i 3 gradi di giudizio dura 7 anni e mezzo e siamo gli ultimi in Europa, quando non c'è certezza della pena, quando io ormai sono, ahimè, di frequente ospite di alcuni tribunali italiani e c'è scritto la legge è uguale per tutti. Oggi non è vero, oggi la legge non è uguale per tutti. E quindi la vostra firma oggi a 35 gradi all'ombra, adesso a Genova, poi nel pomeriggio a Chiavari, a Spezia, stasera a Forte dei Marmi, domani a Piombino, a Tirrenia, a Orbetello, domenica, ma oggi ho letto su 3 giornali, non so in base a che cosa, che io domenica sono a Londra a vedere la finale degli europei. Io domenica sono a Orbetello, Tarquinia, Ladispoli, Fregene e Ostia, e la finale me la guardo da casa e spero di inginocchiarmi non all'inizio ma alla fine della partita per aver vinto, e gli inginocchiamenti a priori li lascio ad altri. Io mi inginocchio in chiesa al massimo, non su un campo di pallone. Quindi queste firme fanno la differenza, è una roba un po' da matti, Edo, raccogliere 1 milione di firme fra luglio e agosto, ma se non sono matti non ci piacciono. Era una roba un po' da matti, tiriamo indietro le lancette dell'orologio. Torniamo non a una vita fa, torniamo a 6 o 7 anni fa. Chi di voi 6 o 7 anni fa, genovesi, doc, zenesi, avrebbe pensato un giorno di avere il sindaco di Genova del centrodestra, il governatore della Liguria del centrodestra, sindaci a Savona, sindaci a Spezia, sindaci a Imperia? Siamo qua. Adesso a ottobre dovete darmi una mano a ricostituire il triangolo industriale, perché abbiamo Genova, mancano Torino e Milano. Se liberiamo anche Torino e Milano torniamo al triangolo industriale, mandando a casa PD e 5 Stelle che con l'industria non c'entrano un fico secco. In bocca al lupo. Queste firme, oggi pensate che fra oggi e domenica siamo in 1600 piazze italiane, Giovanni, 1600, con 40 gradi. Dalla Calabria alla Val d'Aosta. Io vi chiedo di essere portatori sani di cambiamento, quindi da lunedì, per chi non può essere al gazebo sotto il sole, in comune, quindi con i vostri colleghi, con i vostri amici, con i vostri parenti, al mare, a Santa Margherita. Prima c'erano gli imprenditori che mi hanno detto viene Garavaglia domani, facciamo un incontro in piazzetta Portofino, e ho detto bene, lui domani in piazzetta Portofino, io sono con gli operai a Piombino, guarda quello è quello. Ma dica, onore alle Poste Italiane, saluto. Quindi se ciascuno di voi porta 15 firme su questi moduli,
Siamo in tanti, la rivoluzione non la fa il Parlamento ma la facciamo noi. Ieri una fatica in Consiglio dei Ministri per partorire il primo passo della riforma della giustizia, però se aspettiamo che la riforma della giustizia ce la diano Letta, Conte, Grillo, Campacavallo, la riforma della giustizia la fate voi, nelle piazze, con le firme. Grazie, viva Genova, viva la Lega, viva la splendida terra di Liguria, Bell'Amphice. La parola a Giovanni e poi a Edo, non so, faccio io. Poche parole che fa caldo e le firme sono tante da raccogliere. Per la verità una riforma della giustizia i grillini l'hanno fatta, è bene non ricordarcela neppure, se siete qui, se siamo qui, perché io tra pochi istanti firmerò da qualche parte qua sotto il vostro banchetto, spero che ci siano i moduli, la riforma della giustizia, ma non solo, con il vicepresidente Piana, con il presidente del consiglio Medusei, con tutti gli amici, abbiamo anche deciso di portare in consiglio regionale questo sforzo, in modo tale che non ci siano dubbi che per una volta questi referendum vadano a buon fine, perché attenzione, non è la prima volta che si prova a fare questa cosa sulla giustizia e tutte le volte in qualche modo, nonostante gli italiani abbiano votato per la responsabilità di giudici, poi non si sa perché spariscono tutti dentro i cassetti e non se ne fa mai niente. Grazie Matteo di essere qua, abbiamo bisogno di una mano, l'hai detto, abbiamo bisogno di una mano perché questa è la città che si è risollevata dal ponte, si è risollevata dalle mareggiate, si è risollevata dal Covid, e però siamo sempre stretti d'assedio, e quando sono le autostrade, quando sono le opere che non partono, forse stiamo sulle balle che abbiamo vinto troppo, non lo so, c'è qualcosa che non mi torna, però ora abbiamo l'occasione veramente di fare un salto in avanti e lo dobbiamo fare tutti insieme. A ottobre avremo anche modo di ridire la nostra in tante città per far capire che il vento in questo caso non è cambiato, spira sempre dalla stessa parte e spira con lo stesso entusiasmo di prima, ce lo dice questa piazza. Ragazzi, non vi voglio far prendere un'insolazione, voglio ringraziare solo Matteo, ringraziando lui ringrazio tutti i militanti della Lega che in questi 6 anni si sono veramente spesi. È stato un anno e mezzo difficile, col Covid ci siamo visti poco, siamo stati chiusi in casa, ci hanno mascherato con la mascherina, poi abbiamo fatto di tutto, però alla fine è andata bene, qua stiamo andando bene, il Covid alla fine ci sta mollando, adesso è il momento di ingranare la prima e ripartire veloci, quindi ripartiamo sul referendum della giustizia, ripartiamo con la Gronda, ripartiamo con i cantieri che qua non si sono mai fermati, e andiamo avanti questo paese, perché attenzione, ora c'è un governo largo, forte, però il popolo dei no lo troviamo agguattato da tutte le parti, stanno lì, aspettano il momento opportuno e poi zac, appena c'è, e si riblocca la Gronda, e si riblocca la TAV, e si riblocca la riforma della giustizia, quindi occorre quella che si sarebbe chiamata una vigilanza democratica su quello che succede. Ecco, qua in questa piazza oggi esercitiamo il sacrosanto diritto di vigilanza democratica, che le riforme che il paese vuole si facciano davvero. In bocca al lupo a tutti, in bocca al lupo a Matteo. Grazie, io volevo ringraziare tutti i militanti, tutti i nostri eletti nelle istituzioni a Genova e in Liguria per il grande lavoro che stanno facendo in un momento che è stato particolarmente difficile per il nostro paese, visto che è un anno e mezzo che l'Italia, non solo l'Italia ma tutto il mondo, soffre a causa del Covid, e purtroppo in questi giorni con lo sblocco dei licenziamenti e con situazioni difficili bisogna stare vicini alla famiglia, agli operai, a tutte le persone, agli imprenditori, per tornare a crescere in questo paese, in questa regione. Io voglio ringraziare poi una categoria che qua è rappresentata, ce ne sono alcuni, e tra l'altro poi avremo anche la focaccia, chi la vuole mangiare eccetera, sono gli agricoltori, tutti coloro che ci hanno aiutato in questo anno e mezzo a portare sui nostri tavoli, nei supermercati, nei negozi, tutti quei generi di alimentari che hanno fatto sì che l'Italia potesse continuare ad andare avanti. Gli agricoltori, ma anche la catena logistica, Matteo ricordava il problema delle infrastrutture, io mi occupo di questo, e le voglio ringraziare tutti i camionisti, gli autisti, tutte quelle persone, i dipendenti dei supermercati, tutti quelli che hanno lavorato
H24 durante un periodo difficile per consentirci a tutti di andare avanti. Quindi ragazzi, noi qua abbiamo una grande sfida, Matteo lo diceva, dobbiamo raccogliere le firme, noi come Liguria ne vogliamo raccogliere almeno 30.000 come Lega Liguria, e è un bell'obiettivo. Ne abbiamo già raccolte oltre 4.000 nell'ultimo weekend fino ad oggi. C'è tanto da fare, invito veramente tutti a darsi da fare, perché questo è un discorso di civiltà. Noi vogliamo avere un paese normale dove i diritti delle persone siano uguali, dove non esistano correnti, dove quando si va in un tribunale ognuno sa che riceverà giustizia e in tempi brevi, perché guardate che io lo dico anche alle famiglie, alle persone sul Ponte Morandi, i tempi della giustizia italiana oggi non sono compatibili con una certezza di quelle che sono effettivamente le pene, ma soprattutto la voglia di giustizia che c'è in questo paese. Quindi io voglio ringraziare tanti magistrati, le persone che hanno lavorato e che lavorano con onestà. Evitiamo che poche mele marce contaminino tutto il cesto. Quindi la democrazia appartiene al popolo, voi siete il popolo più bello del mondo, ligure italiano, diamo forza alla Liguria d'Italia, grazie a tutti, facciamoci una estate di vacanza ma anche di impegno sociale e civile per riformare questo paese. Grazie a tutti, viva Genova, viva la Liguria!